Oggi voglio proporvi questo piatto di spaghetti, ma con delle zucchine, e preparerete un pranzo leggero e saporito, adatto a tutta la famiglia e di facile preparazione, sarà pronto in pochissimo tempo, ma il suo gusto sarà veramente un'esplosione di bontà. Sigla! Lettori e lettrici di Mamma Style e benvenuti in un nuovo video. Questo piatto non solo è adatto a chi cerca una pausa pranzo leggera e saporita, ma sarà perfetto anche per tutti coloro che non amano la carne. Infatti i suoi ingredienti saranno tutti di origine vegetale, ma non lasciatevi trarre in inganno da questo, perché vi assicuriamo che il suo sapore conquisterà proprio tutti. Vediamo insieme ora i vari passaggi e i vari ingredienti. Per questo piatto avremo bisogno di zucchine medie, pomodorini ciliegino, olive verdi, spicchio d'aglio, olio d'oliva. Se ti va, come sempre, lascia un like e iscriviti al nostro canale. Prendete le zucchine, eliminate le estremità, sciacquatele bene sotto acqua corrente e con l'apposito temperino per alimenti riducete le zucchine in spaghetti. In una padella versate l'olio e l'aglio, lasciate rosolare per qualche minuto. Dopodiché aggiungete i pomodorini e le olive denocciolate. Fate cuocere per circa 5 minuti. Passato questo tempo, levate l'aglio e aggiungete gli spaghetti di zucchine. Regolate il sale, se volete aggiungete del pepe, e continuate la cottura per altri 5 minuti. Ecco che in 10 minuti il vostro primo piatto è pronto per essere servito. Potrete gustarlo caldo, tiepido, ma sarà perfetto anche freddo.